Ben ritrovati, torno dopo tanto tempo alla storia della letteratura italiana. Ci eravamo lasciati con l'introduzione al XV secolo, ossia al 1400, un periodo che vide una specie di arresto nella produzione letteraria innovativa in lingua volgare e invece un ritorno alle origini, ossia allo studio e all'imitazione della letteratura antica, classica, per lo più latina. Ebbene, questo ritorno alle origini venne definito umanesimo. L'umanesimo aveva una sua idea della concezione dell'uomo. L'uomo per l'umanesimo doveva avere un grande senso del decoro, senso ed amore e anche rispetto per la natura, rispetto e richiesta di giustizia, la capacità di sopportazione, per le avversità che la vita poteva offrire, il dominio, degli istinti attraverso la ragione e una grande forza d'animo. Questi erano, i dettami, per far sì che l'uomo del 400 fosse uomo dell'umanesimo. C'è anche uno sconvolgimento da un punto di vista politico in Italia. In effetti, con il 400 vediamo che tutte queste fazioni nelle quali erano divise le varie città, piuttosto che le varie regioni, parti del nostro paese, con l'aumento anche demografico della popolazione, diventarono insufficienti. Cosa succede? Che a questo punto passa il potere nelle mani degli uomini di forza economica, gli aristocratici e persone che hanno attorno un forte appoggio del popolo. Nascono quindi le signorie. Le signorie che hanno come fulcro le famiglie più importanti. Si consolida quindi il potere degli Sforza e in seguito dei Visconti a Milano. A Ferrara ci sono gli Estensi, i duchi di Urbino nell'Urbinate, appunto. E a Firenze dobbiamo aspettare la metà, anzi la seconda metà del 1400, per vedere l'affermazione della famiglia Medici, nella figura di Cosimo o dei Medici, che instaura questa signoria. Ebbene, proprio con la figura di Cosimo dei Medici vediamo apparire sulla scena il personaggio di cui oggi vi vorrei parlare e che continuerò a fare dopo questa interruzione. Scusate. Chiedo scusa per l'interruzione. Stavo dicendo appunto che grazie alla signoria di Cosimo dei Medici ecco arrivare sulla scena culturale italiana la figura di Marsilio Ficino. Marsilio Ficino può essere considerato il primo grande filosofo italiano. È stato scelto, da Cosimo de' Medici in quanto figlio del suo medico personale. Cosimo de' Medici soleva dire, il padre curava il corpo, il figlio cura l'anima. Ebbene, proprio Marsilio Ficino, il de' Medici, regala tutti i manoscritti in suo possesso con le opere complete di Platone, dandogli l'incarico di tradurle e studiarle. Marsilio Ficino farà queste traduzioni e farà suo il pensiero platonico, fondando, diciamo, una nuova corrente filosofica detta del neoplatonismo. Ebbene, anche se la scuola neoplatonica era già presente prima di Marsilio Ficino, è con Marsilio che si completa il discorso. È inscindibile per lui, è la natura dell'uomo come materiale e spirituale. La spiritualità però deve prevalere sulla materia. Il fine ultimo è l'aspirazione a un'elevazione. Ricorda un po' il discorso che si vedeva già nel 1300 nelle opere di Dante, del Petrarca. Noi lì abbiamo la donna angelicata che permette,
di elevarsi dalla materialità terrena alla spiritualità celeste. Ebbene, nel lavoro di Marsilio Ficino vediamo che invece è proprio lo studio della filosofia e lo studio di se stessi, il conoscersi, che deve aiutare l'uomo a una sua elevazione. Marsilio Ficino è una figura che rimane molto controversa. Mentre con la sua nuova lettura del messaggio platonico e neoplatonico fa salire la considerazione dell'uomo in quanto essere senziente, capace con la propria forza di volontà di staccarsi dalle miserie terrene e umane per volgere l'animo a qualcosa di superiore, abbiamo anche chi in seguito lo contesterà. Marsilio Ficino venne molto studiato dai suoi contemporanei e nel 1500, quando arriverà il Rinascimento. In Europa le sue opere vennero molto richieste ed ebbe una larga, ed ebbero, scusate, una larga diffusione in questi paesi. Però, passata la fase di studio iniziale, e il suo apice nel Rinascimento, Marsilio Ficino venne sempre più trascurato fino ad essere relegato nel dimenticatoio. Diciamo che questa sua messa da parte fu anche causata dall'arrivo del nuovo pensiero filosofico moderno, molto più pragmatico, diciamo, che possiamo riassumere in quello che fu il pensiero cartesiano, ma questo lo vedremo magari più avanti. Possiamo dire che Ficino è stato considerato dai contemporanei un prototipo di psicologo, psicanalista, perché Ficino andava a cercare di interrogare l'uomo partendo dal suo animo, dal suo profondo, appunto, sviluppando un discorso di conoscenza intima di se stessi, un incontrare scientemente la propria anima, riconoscerne i lati deboli, cercare con la forza di volontà e la ragione di superare i momenti di sconforto, di crisi, uscire dall'errore per avviarsi appunto a una rinascita spirituale che avrebbe portato un uomo nuovo. Ecco che appunto la filosofia ficiniana ha questa importanza, diciamo, capitale da un punto di vista filosofico per quanto concerne il 1400. Finora abbiamo visto infatti che nei secoli passati la letteratura si è sempre occupata di poetare, di trovare nuove forme stilistiche, di metrica, linguistiche con l'acquisizione del volgare, abbiamo avuto storici, geografi, abbiamo avuto scrittori di satira, ma un'indagine vera e propria sull'animo umano la abbiamo solo attraverso Marsilio Ficino, che quindi è estremamente importante come figura della storia della letteratura italiana. Non è un letterato vero e proprio, ha sì prodotto libri e libri e di dissertazioni su queste ed altre problematiche, ma sono sempre di ambito filosofico. A Cosimo de' Medici dobbiamo la nascita di questa accademia ficiniana, appunto, dove attraverso lo studio delle opere di Platone, Marsilio elaborò questo suo nuovo pensiero, questa no sua nuova concezione dell'uomo che con un termine moderno fa un'autoanalisi per poter superare le sue negatività e aspirare a una rinascita che, oltre ad essere spirituale, lo farà anche vivere in una realtà a lui contemporanea, quella appunto del 1400, come uomo nuovo, uomo dell'umanesimo, che avrà, come già detto da me all'inizio di questo video, un nuovo senso della giustizia, un amore per la natura, avrà occhi nuovi per affrontare il mondo.
Questo era Marsilio Ficino e questa era, in poche linee essenziali, la linea dell'Accademia Ficiniana fondata nel 1462 da Cosimo de' Medici, signore di Firenze, nel XV secolo. Spero di tornare presto a parlarvi di altre cose inerenti a questo periodo storico e letterario, che anche se non produsse, cose esagerate, è pur sempre un periodo focale di passaggio attraverso la nascita di una nuova lingua che vedremo poi svilupparsi nei prossimi secoli fino a diventare la nostra lingua italiana, una scelta di nuovi poeti, una scelta di nuovi stili narrativi, che però hanno questo, diciamo, senso solo se passiamo prima attraverso gli occhi di Marsilio Ficino e della sua ricerca di un uomo nuovo, un uomo dell'umanesimo. Con questo vi mando un bacione e il mio arrivederci, a prestissimo. Ciao.